giovani amici di Facebook, torniamo a grande richiesta, devo dire, a parlare di accessori di viaggio. Il terzo speciale che faccio, stavolta ho scelto degli oggetti un po' particolari, tutti molto economici, devo dire, sono rimasto sempre attorno ai 20 euro come al solito. Sono sette oggetti molto diversi tra loro, tutti legati più o meno al viaggio come al solito, ma ci sono delle robe anche, devo dire, molto particolari. Andiamo a vederli insieme. Allora, ho i miei fogliettini con tutti quanti i dati. Il primo che ho qui è il kit d'aereo. Cos'è il kit d'aereo? Beh, sapete, ve ne ho già parlato negli altri video, che insomma in aereo non si possono portare flaconi oltre i 100 ml. Quindi uno dei metodi migliori per evitare di farsi sequestrare fondamentalmente il proprio shampoo da tanti soldi o le proprie creme o altre robe simili è trasferire quelle creme e quegli shampoo dentro a dei flaconi adatti, appunto, quindi che siano sotto i 100 ml. Questi lo sono abbondantemente. Il kit è della Just Go, si può aprire e chiudere ed è trasparente, per cui in realtà è già la borsa ideale per trasportare questa roba, perché poi dopo durante i controlli aerei è sempre meglio se sia i flaconi che la borsa che li contengono sono trasparenti. In questa maniera non ve la apriranno neanche, la guarderanno semplicemente. Ha una chiusura impermeabile, è composta da 4 flaconi, uno spray da 35 mm, un flacone da 35 mm e 2 flaconi da 80 ml, oltre che 3 scatoline porta crema da 14, 16 e 24 ml. Sono fatti, direi, decentemente. Questi kit di solito costano abbastanza, secondo me dovrebbero costare molto meno di quello che costano. Questo è attorno ai 12 euro, che direi che è un prezzo onesto. Non li userete molto probabilmente tutti quanti questi flaconi, ma è comunque un buon kit. Vi consiglio, come ho fatto io, di aggiungere delle etichette chiaramente sopra a questi flaconi dopo che avrete travasato il vostro shampoo preferito, il vostro sapone da bagno o insomma quello che volete. Poi continuiamo, Wish Travel Bag, dov'è? È questa qua. Questa è una roba davvero davvero strana, però potenzialmente super comoda. Quante volte vi è capitato magari di andare all'estero e pensare: cacchio, se avevo una valigia in più quante cose potevo portarmi a casa? Oppure magari siete in giro e pensate: cavolo, devo portarmi la valigia, ma deve occupare pochissimo spazio, perché magari poi la apro dopo, eccetera. Questa è una valigia ripiegabile in polipropilene, una travel bag, appunto. C'è anche una penna, non so perché, dentro, vedo ora. L'apro e ve la faccio vedere aperta, perché è veramente incredibile. Allora, richiusa, come vedete, occupa pochissimo spazio, saranno così occhio 20x30 cm più o meno, lo spessore è trascurabile, un paio di centimetri al massimo. Si richiude con il suo bottone e anche lo spazio per una penna, wish.com, questo è un regalo, direi, semplicemente qui, non ha molto senso insieme alla valigia e la penna, ma la tengo, grazie a Wish. Si apre qua, guardate che roba, si apre completamente e diventa una valigia 55x40x20 cm con tracolla e cerniera per chiuderla, per una capienza totale di 40 litri. Come vedete è molto grande, appunto, lo ripeto, 55x40x20 cm, questa borsa o valigia in polipropilene ha una capienza di addirittura 40 litri, pesa solamente 180 grammi. Ma andiamo avanti. Allora, Omega Key Stealth. Allora, vi ho già parlato anche abbondantemente dell'Omega Key, che è questo portachiavi. Perché la tiro fuori in uno speciale viaggi? Beh, perché in realtà è utilizzabile ovviamente anche in viaggio un portachiavi, ma soprattutto perché volevo vedere che differenza c'era tra il modello Stealth
e il modello normale, direi proprio nessuna, se non il laccetto che è diverso, e quindi lo andrò a cambiare nella mia Omega Key che già ho qui di base. L'Omega Key, questa è la mia che vi ho già mostrato, è rossa, mi piace molto, e questa semplicemente è nera. È tutto qua, è nera, costa 17 euro, ve la straconsiglio. Se non sapete cos'è l'Omega Key ve lo faccio vedere subito. Semplicemente è un portachiavi che vi permette di inserire le chiavi al suo interno in questa maniera, un po' come se fosse un coltellino svizzero. Ci stanno fino a una decina di chiavi in base allo spessore delle chiavi stesse, e di una comodità disarmante. E sono riuscito appunto a far stare sia le chiavi di casa che le chiavi dell'ufficio in questo spazio microscopico. È in acciaio ricoperto in teflon, per cui non graffia se lo tenete in tasca magari altre robe, come invece fanno altri prodotti simili che sono completamente in acciaio. Questa è ricoperta in teflon, ed è il motivo per cui consiglio sempre l'Omega Key invece che i vari cloni cinesi. Questa qui è semplicemente appunto la versione stealth, cioè è nera invece che rossa, niente di più. Magari la monto dopo e me ne faccio un'altra. L'unica cosa diversa, come vedete, almeno in questo caso, è il laccetto, che è un po' più lungo rispetto a quello che avevo preso io un 6 mesi fa. Omega Key super consigliata, costa 17 euro, e veramente vi può cambiare la vita se avete tante chiavi, davvero comodissima. Poi andiamo avanti, che altro ho? Your Pillow by Show, direi che è questo. Your Pillow, pillow è cuscino, quindi il tuo cuscino di Show, SH online, si chiama Your Pillow. Cos'è? È un cuscino gonfiabile, anche questo, magari è più che in aereo, è forse comodo in campeggio o in viaggi in cui avete magari un po' più di spazio, perché comunque anche richiuso non è che occupi pochissimo spazio, è più o meno così a occhio 15-16 centimetri per 15x15, no? Più o meno, è molto leggero comunque, anzi è 13x15x8, me l'ho segnato, e diventa 30x50 centimetri, quindi molto grande in realtà. Stacchiamo l'etichetta. Molto grande, dovrebbe essere anche autogonfiabile almeno fino al 50%, vediamo se è vero e se funziona questa cosa. Si richiude con questo elastico appunto che si mette una volta richiuso, è in plastica, però direi che al tatto è buono. Questa è la dimensione appena aperto, dovrebbe diventare 30x50. Allora, aprendo la valvola dovrebbe gonfiarsi da solo del 50% più o meno, vediamo se è vero. Beh, si sarà gonfiato forse di un 10%, facciamo che il resto, come consigliano le istruzioni, lo gonfio io a bocca, non dovrebbe essere così impegnativo. Beh, sono bastati veramente tre sospiri e ho gonfiato il cuscino. Guardate che bello che è, questo l'ho comprato anche perché mi piaceva moltissimo esteticamente. Ha una bella stampa multicolore, è sagomato e anche un pochino imbottito, dovrebbe essere molto comodo. Lo provo al volo, vediamo se è comodo come sembra. Sì, devo dire che è relativamente comodo per essere un cuscino ripiegabile e gonfiabile, fa senz'altro la differenza in campeggio o in luoghi simili. Non so se me lo porterai in aereo perché, come dicevo, richiuso non è che sia poi così piccolo, ma se per voi è indispensabile un cuscino, questo è straconsigliato, costa 22 euro, è autogonfiabile fino a un certo punto, l'avete visto, in realtà no, però si gonfia veramente in maniera super facile con la bocca, basta svitare la valvola, dare due soffiate ed è gonfio. Your Pillow by Show, approvato, mi piace molto.
Poi un power bank, era veramente tanto che non parlavo di power bank, questa volta per cambiare un po' ne ho preso uno molto capiente. Sapete che io vi ho consigliato sempre di prenderli piccoli perché sono più utilizzabili in casa, anche in giro, insomma. E roba da 2-3.000, 4.000 al massimo, che 1.000 ampere intendo ora, che vi consentono di ricaricare una o massimo una volta e mezzo, insomma, il vostro cellulare. Questo è un 15.000 addirittura. Perché comprare un battery bank da 15.000 mAh? Beh, perché fondamentalmente in viaggio potrebbe essere davvero davvero comodo, non è così tanto diciamo ingombrante, come vedete non è enorme, però vi dà fondamentalmente l'autonomia di quasi una settimana del vostro cellulare. Arriva chiaramente con il classico cavo micro USB, ha ben 3 porte USB che dovrebbero essere da 5 volte 1,8 mAh. Sono porte smart, per cui adattano l'output in ampere in base al device che collegate. Ha un tasto per controllarne la carica con questi 4 LED presenti qui, adesso è carico 3 su 4, e anche una porta micro USB chiaramente per ricaricarlo. Pesa abbastanza, ma non tantissimo, può essere veramente molto comodo in viaggio perché vi consente fondamentalmente di non dover cercare ogni volta la spina del caso, ma di avere sempre in borsa un power bank che rimarrà fondamentalmente carico per tutta la durata del viaggio. Per certe località, magari con spine strane o altre particolarità, un power bank molto capiente può essere davvero davvero molto comodo. Questo è di Lumsing, è anche carino, arancione come piace a me, e nero, molto minimal, niente di che. Se ne comprate diversi, sono impilabili come piace a me e non hanno forme particolari, ma forme molto regolari, in modo tale da poterli mettere in borsa senza che occupino troppo spazio fondamentalmente. Tra l'altro costa 28 euro, per cui è anche direi molto economico per i 1000 ampere che offre. Ripeto, 15.000 mAh, polimeri di litio classe A, 3 output USB e un input micro USB più il tasto per verificare la carica. Consigliato di Lumsing, 28 euro direi che è da comprare se vi serve un power bank un po' più capiente. Allora andiamo avanti, gli ultimi due oggetti, questo è il penultimo, guardate che bellezza che è, però si chiama Maglite Solitaire. All'interno della scatola, oltre alle istruzioni che ho già tirato fuori, trovate già la batteria e la Maglite stessa, oltre che un laccetto per attaccarla a quello che vi pare. Questa è la versione verde, guardate che carina che è. Chiaramente non aspettatevi che faccia tantissima luce, si parla di 2 lumen su un raggio di 20 metri e una durata di 3 ore 45, che comunque insomma è più che dignitosa. Vado a mettere la batteria così vi mostro anche. Allora, qui si vede la lampadina frontale, è impermeabile chiaramente come tutte le Maglite. Tac. Ed ecco qua la luce che fa, si accende e si spegne. È molto comoda magari da tenere nel portachiavi oppure in macchina, per esempio. Vi danno questo laccetto che si collega al retro della Maglite e potete collegare al vostro portachiavi. Questa qui verde mi piace in particolar modo. Costa pochissimo, chiaramente, costa 11 euro. Maglite originale, la Solitaire, arriva con la sua custodietta che potete appunto magari tenere in macchina così non si perde. Vi arriva già con la pila micro, come si chiamano, non mi ricordo mai, comunque tripla A, da mettersi dentro, così non dovete starne a cercare una. 11 euro Maglite Solitaire, fighissima. Se poi quella è troppo piccola, vi consiglio al volo anche questa Maglite gigante. Come vi dicevo, sono appassionato di Maglite, ne ho svariate, ne ho vista una lì di fianco a me, non potevo non farvela vedere. Perché non comprarsi una Maglite gigante da 1000 lumens, di cui costano di più le batterie che la torcia stessa? Magari mimetica come questa, io mi sento molto più sicuro con la mia Maglite. Guardate che roba, bam!
Ultimo oggetto di questo speciale viaggi è Travel Zone. Cos'è Travel Zone? Il tuo VC portatile, uomo, donna e bambino. Se siete insomma di quelli che spesso la fanno, allora vi serve un VC portatile magari in borsa. Questa scatolina ne contiene ben tre, perché vediamo quanto spazio ne occupa uno. L'ho ancora aperto, eccoli qui. Allora, vediamo un po' quanto spazio mi porta via in borsa. Direi pochissimo, tutto qua, quindi uno da mettere nello zaino, direi che è indispensabile. Guardiamo anche le istruzioni. E fondamentalmente è un sacchetto impermeabile in cui fare pipì. La tasca si trasforma in gel istantaneamente dopo l'uso. Ah, addirittura, per cui al suo interno ha un prodotto chimico di qualche tipo, contiene 800 cc di liquidi, ha un bordo di sicurezza antisgocciolamento, l'indicatore di capacità, è resistente alle perforazioni e a prova di caduta e perdita. Basta aprire il sacchetto, farci pipì dentro e ecco fatto che se non avete un altro posto in cui fare i vostri bisogni, Travel Zone risolve il problema. Impermeabile, igienico, inodore, non si pulisce, si usa e si getta. Tutto qua, Travel Zone, costa ovviamente pochissimo, 4 euro per un kit da 3 Travel Zone. Direi che è life saver senza dubbio questo Travel Zone. Allora, eccoci qua, anche questo speciale di accessori di viaggio volge al termine. Faccio un recap finale. Abbiamo visto la borsa ripiegabile in polipropilene, molto comoda. Abbiamo appena visto il mitico Travel Zone, set da 3. Poi i flaconi trasparenti, ideali per viaggiare in aereo e travasare il proprio shampoo, le proprie creme, il proprio sapone, eccetera. Poi la bellissima Maglite Solitaire, la più piccola portatile delle Maglite. Poi abbiamo visto anche l'Omega Key Stealth, che è semplicemente la versione nera della mitica Omega Key che vi ho già mostrato, che sarebbe rossa. Il power bank da ben 15.000 mAh per salvarvi durante vacanze lunghe in cui magari non ci sono prese esattamente standard. E per finire il cuscino gonfiabile della Show SH Online, davvero comodo e facile da gonfiare velocemente. Se vi piacciono i miei video, i miei speciali come questo, fate un like, lasciate un commento, magari consigliatemi altri accessori simili o altre cose da mostrarvi. Ripeto, fate like, dimostrate il vostro interesse sia su Facebook che su YouTube. Su YouTube abbonatevi al canale, siete sempre di più, grazie ragazzi, e magari sharate questo video a vostri amici che potrebbero essere interessati a questo tipo di accessori. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.